Ingegnere Rodriguez, lei conferma che si trattava di un sabato per Bacco. E come fa a dirlo con certezza? Perché andavo a pranzo il sabato da mia madre. Io vedo a Barcellona, andavo per mio figlio e quando andavo non uscivo, probabilmente stavo con lui e 2 o 3 giorni e poi me ne andavo e poi per andare a pranzare da mia madre, perché a Barcellona non ci stavo mai. Per cui, e quello era il sabato, era il giorno che io andavo a pranzare da mia madre, quindi non si scappa. Poi quello è il periodo, dico, maggio-giugno, perché siamo stati fuori, seduti, e c'era una bella giornata, e perché poi era il periodo anche in cui io ero più presente a Barcellona, perché c'era questo inserimento dei prodotti SMA nel gruppo. Quindi a Barcellona, in Sicilia, che poi abbiamo inserito nel gruppo a Catania, poi a Palermo, poi a Trapani, quindi Barcellona niente, assolutamente, erano gli ipermercati, prima si facevano, poi i supermercati, poi successivamente sarebbero fatti i punti vendita più piccoli. Quindi sua madre, torniamo all'episodio, sua madre le dice che è venuto un carabiniere e che il dottor Di Maggio desidera incontrarla mi pare lei ha detto alle 5 del pomeriggio al bar Doddis a Messina. Sì. Lei ritiene di andare? Come no, io ritengo di andare, anche perché a dire il vero gliele volevo cantare per il fatto che se no non si era fatto trovare e che mi aveva lasciato nei guai. E quindi vado alle 5, faccio un giro con la macchina perché lì non è facile trovare posto e mi sembra di intravedere una macchina d'ufficio di un altro magistrato, però dico non ne sono certo che andasse via. E poi chi sarebbe questo altro magistrato? Il dottor Canale. E poi però non ne sono certo, era una macchina d'ufficio, quindi ho intravisto. E poi sono sceso e c'era lui lì, seduto al bar, ci siamo salutati. Arriva prima lei o il dottor Di Maggio? No, il dottor Di Maggio era seduto lì, che mi aspettava. Quindi ci siamo salutati, lui mi ha fatto, come stai, come non stai, e io gli ho... Ci sono stati convenevoli di rito, ma dopodiché io mi sono lamentato con lui per quello che mi era accaduto e che lui non se l'è fatto trovare. E lui mi disse che non aveva saputo niente, che era fuori, gli dispiaceva, si scusava, che in ogni caso l'appuntamento era proprio perché lui mi doveva parlare di questo Cusculà. E deve parlare proprio a me di Cusculà. E mi informa che lui è stato nominato al DAP, vice direttore al DAP, e che c'era stata questa riunione in caserma dei carabinieri e che si era deciso di procedere, che lui era stato messo lì per procedere in questo senso e che aveva intenzione di contattare questo Santa Paola. Perché dalle sue informazioni precedenti, quando era all'alto commissariato, lui era quello là più malleabile per vedere di frenare questo attacco da parte della mafia. Dice che non era riuscito a trovarlo prima, nonostante i tentativi che aveva fatto, per cui pensa che l'unica possibilità sia questo Cusculà e chiede a me di contattare l'avvocato del Cusculà, perché io gli dico chiaramente, ma dico a me Cusculà io non so dove, ma poi non mi interessa, come quello ce l'ha con me, no, dice io vorrei che tu contattassi l'avvocato del Cusculà, ho detto io non lo conosco, dice beh, ti informi per fargli sapere che ci sono io che vorrei parlare col Cusculà. Perché non lo fa lei direttamente? Dice, oh, se io mando i carabinieri, quello sicuramente si chiude a riccio. Se invece vai tu dal suo avvocato
sapendo che tu hai testimoniato contro di lui e che sei legato a me facendo il mio nome, lui capisce che c'è il contatto. Io gli dico, vabbè, tra altre cose lui, diciamo, nel tentativo di convincermi, mi parla anche del fatto che un cittadino deve fare il dovere di aiutare lo Stato, che c'erano state le stragi, che questa era una guerra che non lasciava fuori nessuno, che tutti dovevano prendersi le responsabilità, donalità, mi coinvolge, però io gli faccio presente che ho i miei impegni e che quindi vedrò poi più avanti eventualmente di contattare l'avvocato. Mi informo a luglio soltanto del... Aspetti. Per ora non mi interessa quello che eventualmente fa o non fa dopo. Deve essere più preciso su alcuni... Cos'è accaduto lì? Come? Cos'è accaduto dopo? No, intanto cos'è accaduto in questo... Per ora fermiamoci al Bar Doddis e a questo incontro. Sì. Allora, lei ha detto, era stato messo... Intanto spieghi meglio, se Di Maggio gliel'ha spiegato meglio, che cosa significava, in che termini si è espresso Di Maggio quando ha parlato di una riunione alla caserma dei carabinieri e al fatto che, mi pare che ha detto, era stato messo lì per un qualche scopo. Quindi, dal discorso che ha fatto lui, la riunione alla caserma dei carabinieri era per essere operativi. Ora, operativi, e che cosa? Non so di preciso. Poi lui questo lo collegò al fatto che lui era stato messo lì al DAP per affrontare questa cosa, quindi per trovare una strada per disinnescare questo. Lei che cosa le chiede? Intanto che cosa le dice di questo riferimento ai carabinieri e alla caserma dei carabinieri all'incontro? E che cosa le chiede in termini pratici? Lei che cosa avrebbe dovuto rappresentare tramite l'avvocato a Cuscunà, se Di Maggio fu più preciso? La caserma dei carabinieri, niente, mi disse quello che ho detto prima, che avevano avuto questa riunione, che erano operativi, poi non so se erano operativi per questo o in generale. Per quanto riguarda il Cuscunà, mi chiese di contattare l'avvocato e di promettere anche all'avvocato arresti domiciliari. Dice, tu prometti qualunque cosa, l'importante è che lui si metta in contatto con me. E poi mi fai sapere al Ministero, mi chiama al Ministero e mi fai sapere e di eventualmente all'avvocato di contattarmi, se è d'accordo, di contattarmi al Ministero. Questo mi chiese, quindi voleva un aggancio con Cuscunà attraverso l'avvocato per poter, attraverso il Cuscunà, parlare con Santa Paola, che era detenuto anche lui. Intanto, con riferimento a quello che le disse, parlò di carabinieri in generale o di carabinieri di un certo reparto? No, questo fu dopo, quando eravamo lì che... Mentre si parlava, arrivò una telefonata e lui disse arrivano i ROS, perché parlò, dice sono qui e arrivano i ROS. E arrivarono 5, 6, 4, 5, non mi ricordo, ma o 4, minimo 4, 5. Adesso ci arriviamo. Questi benefici, lei ha già detto che dovevano essere rappresentati all'avvocato di Cuscunà, per quello che le dice Di Maggio intanto in quell'occasione, erano benefici per il solo Cuscunà o per gli appartenenti all'organizzazione mafiosa? No, in quell'occasione lui mi dice, quando parlo con l'avvocato, prometti qualunque cosa. Arresti domiciliari e generico, prometti qualunque cosa, perché il suo intento è che io parlassi con l'avvocato, gli dicessi mi manda Di Maggio e lui sapeva che io avevo testimoniato per Di Maggio e quindi aveva questo rapporto
E poi perché vuole parlare con Cuscunaro, perché ha questo interesse, e quindi l'avvocato poi si doveva mettere in contatto con Di Maggio per. Quindi non mi parla di cose specifiche, in quell'occasione mi parla dell'idea della dissociazione, che poi mi spiega meglio successivamente. Mi dice pure, vediamo se possiamo fare cose di dissociazione, ma generico così. Quindi non ci sono delle. Senta, lei il. Per precisione ulteriore. Il 28 settembre del 2012, ma poi anche il 4 ottobre, ma intanto il 28, 4 ottobre... Io non ho i verbali, quindi posso dimenticare qualche cosa. 4 ottobre, 17 ottobre, a questo proposito ha dichiarato: parte della già detta, Di Maggio insistette e mi disse: prova comunque a contattare l'avvocato di Cuscunaro al momento che la questione è importante. Aspetti un attimo. Presidente, scusi se intervengo, sono l'avvocato Freni. Mi permetto soltanto di dire che il PM si sta avvalendo dei verbali nei quali l'avvocato Cattafi è stato interrogato in qualità di imputato in procedimento connesso. Oggi è 197 bis. E a testimone assistito, valuto il tribunale se il PM può avvalersi per contestazione o precisazione di questi verbali. Grazie. Sì, se ne può avvalere, grazie. Va bene. Sono stati fatti gli avvisi anche in questo verbale. Siamo d'accordo. Allora, in quel frangente sta parlando del Bardotis, Di Maggio mi disse: abbiamo deciso che dobbiamo prendere la cosa in mano e dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo portare avanti una trattativa. In questo momento non sono in grado di ricordare con precisione se Di Maggio usò proprio il termine trattativa, ma il concetto era comunque quello. Ricordo che Di Maggio, da persona schietta qual era, disse: dobbiamo bloccargli questi porci o comunque qualcosa del genere. Egli si riferiva al fatto che voleva disinnescare e bloccare le stragi. Sempre in quel frangente Di Maggio mi disse, quindi questo non è, che bisognava mandare un messaggio a Santa Paola e che bisognava smetterla con questo casino e che in cambio c'era la disponibilità da parte nostra, ossia da parte delle istituzioni, a concedere dei benefici. In questo momento ricordo che egli esclamò: gli diamo dei benefici, ma basta che smettano di rompere i coglioni. Conferma queste frasi? Sì, però poi erano accordi che dovevano prendere loro sul. Ma intanto era generico questo, sì, confermo. Queste frasi. Sì, confermo. Però dico, era poi l'eventuale Cuscunà avvertito dall'avvocato che doveva poi parlare con lui per stabilire le cose, questo volevo dire. In particolare questo riferimento. In forma plurale, abbiamo deciso che dobbiamo prendere la cosa in mano e dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo portare avanti una trattativa o qualcosa del genere. Effettivamente Di Maggio glielo fa al plurale. Sì, plurale maestate, sì. Dice, quindi abbiamo deciso, lui, altri suoi colleghi, lo Stato, questo non glielo so dire chi abbiamo deciso. Glielo fa prima o dopo il riferimento alla riunione nella caserma dei carabinieri o contestualmente? Non ve lo ricordo questo, se proprio lo stesso dico. Prima o dopo non glielo so dire. Onestamente, dico che fanno la riunione alla caserma e poi lui mi dice: abbiamo fatto questa riunione, siamo operativi, sì, però dico che poi lo fa prima o dopo, non me lo ricordo. In questo momento non me lo ricordo.